Buongiorno e benvenuti su Dinamo TV per il nostro Game FIBA Report. Si è chiuso ieri il gruppo H del regular season di FIBA Euro Cup con la Dinamo che ha chiuso al secondo posto vincendo 92-60 sul campo del Falk, una partita facile viste anche le assenze nella formazione ungherese alla partenza della squadra di Esposito che ha subito fatto la voce grossa nonostante le assenze di Petue e Diop, Pierre e Bamford con 15 punti supportati anche da un buonissimo Polonara, da Smith, insomma tutti hanno dato il loro apporto e hanno ruotato. Dinamo che ha fatto il break, ha chiuso già avanti di 17 nel primo tempo per poi chiudere andando davvero in carrozza nel finale, però purtroppo è arrivata anche la vittoria dello Sosnoki tiratissima a Leicester di 3 punti sotto a 1 minuto e 30 dalla fine. La squadra magiara ha rimontato con un canestro di Vojvoda che ha sfiorato la tripla doppia e una bomba di Rosei decisiva a 1:20 dalla fine, dunque Sosnoki qualificata da prima nel girone H grazie al doppio confronto con la Dinamo. La Dinamo aveva vinto di 4 all'andata, ha perso poi di 14 nella trasferta di Szolnok e dunque il nuovo girone della Dinamo sarà quello K, dunque per arrivare a qualificarsi agli ottavi di finale della FIBA Euro Cup, dove troverà all'esordio il 12 dicembre in trasferta gli olandesi del Donar Groningen che si sono qualificati da prima del girone, hanno 10 giocatori, praticamente ruotano 10 giocatori tra i 16 e i 24 minuti, si sono qualificati in un girone difficile dove c'erano due turche come il Pinar Karşıyaka, vecchia conoscenza della Dinamo in Champions League, e l'Istanbul BB. Decisiva però l'ultima vittoria in casa con Charleroi 76-73 grazie al playmaker, all'exploit del playmaker americano Gibson, che arrivava da una serie di prestazioni sottotono, e lui l'uomo qualificazione, dicevamo, della Dinamo che ha chiuso al secondo posto per differenza canestri, però è la prima squadra di media per assist in tutta la FIBA con 27.3 di media a partita, il terzo attacco assoluto con 95.5 realizzati ed è la terza squadra per rimbalzi 42.4 con Bamford che ha chiuso le 6 partite del regular season con 15.4 punti, il 49-3 con 4 rimbalzi e 4 assist di media davvero, e 18, oltre 18 di valutazione, davvero eccellente le statistiche di Scott Bamford che è il miglior realizzatore della Dinamo. Polonara ha chiuso con 12.5 punti e 6.4 rimbalzi di media con oltre 18 di valutazione, mentre la coppia Thomas Cooley ha prodotto insieme oltre 22 punti e 10 rimbalzi di media, quindi una Dinamo che si presenta con grandi cifre. Se tornerà quella ad avere quell'intensità difensiva, quella forza che si era vista nelle prime partite, alla fine ha chiuso il girone con 5 vittorie su 6, è davvero un peccato che non possa essere arrivata al primo posto, ma l'importante era passare. Adesso nel girone K ci sarà davvero l'esordio con gli olandesi del Donar, ci sarà la seconda partita in casa dopo il match clou con Milano il 16 dicembre di campionato, il 19 la Dinamo ospiterà in casa Varese in un derby tutto italiano, e poi ci sarà la partita con l'outsider del girone, ovvero i ciprioti dell'AEK Larnaca Petrolina, che si sono qualificati vincendo le ultime 3 partite di regular season, 2 partite di un punto, l'ultima con Minsk di 5 dove spicca il playmaker Kyle Vignales, autore di quasi 20 punti di media, 30 nell'ultima partita, in una squadra che conta anche l'ex conoscenza italiana di Caserta e Reggio Emilia, Vladimir Veremenko, il 34enne lungo russo che ha chiuso con 8-7 punti e 7,7 rimbalzi di media. Occhio all'americano Bix, quindi occhio soprattutto al pacchetto lunghi della formazione cipriota che è davvero un po' la sorpresa di questa FIBA Euro Cup. Noi poi torneremo ovviamente in giornata a parlare di Dinamo, a parlare di tutto quello che riguarda il nostro Game Box con la rassegna stampa, gli highlights che potete già trovare on demand insieme alla partita intera, la conferenza stampa con le parole di Thomas e di Esposito, ma soprattutto anche con la composizione del girone. Noi ci rivediamo più tardi sempre su Dinamo TV, arrivederci.
Quando un prestito sa fare tutto, è un prestito Jolly! Prestiti personali, 15.000 euro in 72 mesi, TAEG 6,29%. Banco di Sardegna, Gruppo Biper.